Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo video dove mostrerò catture di cernie brune, due saraghi e una corvina. In questo spot solitamente catturo corvine e qualche bruna. Mi affaccio e ne vedo una. È un pesce di media taglia, la posizione è perfetta, quindi riesco a fulminarla ed estrarla nello stesso tuffo. Subito dopo inizio la pinneggiata verso la superficie. Una bella corvina sta girando intorno a questo sasso. Si tratta di una roccia isolata e spesso le corvine la prendono come punto di riferimento. Invece, adesso in tana trovo un bel sarago. Sto girando questo bordo di roccia e ha visto un altro sarago. Mi vede e si mette di coda. In questa occasione il tiro è più difficile, ma grazie al feeling che ormai si è creato con la mia arma, riesco a spararlo e catturarlo con grande semplicità. Il fucile è un Darkside da 115 cm e in questo caso il tiro è stato eseguito alla massima potenza perché dietro il sarago si trovava la sabbia, quindi potevo sparare senza correre il rischio che l'asta si piantasse sulla roccia. Mi trovo in una tana di cernie. Purtroppo ho la videocamera posizionata male, quindi non riesco a riprendere né tiro né cattura di questo pesce. Peccato, si trovava all'interno della tana e davanti a lei c'erano 3-4 grossi saraghi. Sto scorrendo il fondale guardando l'interno di questa lunga fessura. Do pure un'occhiata in giro, non si sa mai. E poi continuo a scorrere, guardando in tana, quando ad un certo punto in lontananza, nel bordo di quella roccia lontana, ho visto una cernia. In pochissimo tempo cambio la potenza del mio fucile, passandola dalla minima alla massima, e sparo al volo questo pesce. Subito dopo, per non farla entrare ancora di più all'interno della tana, inizio la risalita frizionando con la mano la sagola. Successivamente, arrivato in superficie, collego una boa di trazione. Questa mi aiuta a mantenere costante la forza sul pesce, evitandogli di conquistare le parti più profonde della tana. Dopo aver recuperato per bene, sono sceso un'altra volta per sparare un secondo colpo.
cercando di fulminare il pesce, così da facilitarmi l'estrazione e la cattura. Si consiglia di stanare la cernia sempre di muso, facendola avanzare, ma in questo caso da dietro ho uno spazio grande e davanti al muso ha un pezzo di roccia, quindi opto per estrarla da dietro. Non faccio in tempo ad arrivare sul fondo quando vedo una cernia intanarsi. Illumino e il pesce è di piatto. Non sparo inizialmente, subito dopo si gira e mi punta. Allora in quell'occasione sì che conviene sparare, perché di solito un pesce sparato frontale è più difficile che si incastri. Il tuffo precedente ho visto una cernia in candela, però ero distante e ho preferito risalire e rifare un tuffo esatto sulla verticale. Quando illumino, la trovo ferma all'interno della tana. Cerco di colpirla in un punto vitale, così da evitarmi i problemi nella fase di recupero. Successivamente inizio la risalita verso la superficie e una volta arrivata a galla aggancio la boa di trazione e inizio a recuperare per bene perché voglio scendere nuovamente per sparargli un secondo colpo. Adesso, dopo il secondo tiro, posso iniziare a tirare ed estrarre questo pesce. Quando ci troviamo in apnea, dobbiamo cercare il più possibile di evitare tutti gli sforzi, soprattutto quelli fatti a profondità impegnative. Quindi in questo caso svito la rondella del mulinello, risalgo in superficie e successivamente da galla comodamente inizio a tirare la cernia. Questo video è terminato. Se ti è piaciuto, metti un like e un commento. E perché no? Condividilo con un amico pescatore. Ma soprattutto iscriviti al canale così rimarrai aggiornato sui prossimi video. Ciao!